Buonasera, buonasera. Stai Pollo? Buonasera a Tat, ciao Elfo. Ah, dai. Buonasera anche a te. Ti sta bene, accaldati, ma non mamma si molla. Mia. Dicevo prima, ci vuole la truccatrice che mi mette un po' di cipra. Che no, a me ci vorrebbe un condizionatore portatile. Ma che tipo lo metti tipo cappellino, no? Metti cappellino e ti rinfresca tutto il giorno. Potrebbe essere un'idea, attenzione. Idea geniale. Mettiamo direi su Kickstarter. Anche. Ci finanziamo il canale. Va bene, Follo, dai, di cosa ci parli in questa serata di It's Log Time? Allora, in questa serata molto magica e particolare, non è vero, è come tutte le altre, ma parliamo, visto che poi ci sarà, aspetta che non ci vedo niente, mi è entrato una briciola nell'occhio, perfetto, visto che poi ci sarà serata dello schermo del gioco, quindi i nostri video ludopatici, video giocatori con la nostra PlayStation o la nostra console, non diciamo PlayStation perché potrebbe essere un'altra console, e quindi avevamo portato il logo di Nintendo, che è una storia lunghissima. Abbiamo portato il logo di Atari, che anch'esso è una storia lunghissima, e quindi oggi tocca a Sony PlayStation. C'era una storia. C'era un sondaggio, sull'Instagram tra Sony e Xbox, ha vinto Sony. E quindi la prossima volta magari porterò quello di Xbox. Sono storie comunque recenti, quindi non ci sono grossi cambiamenti, però comunque interessante anche vedere come nasce e quali significati potrebbe avere il logo, pur essendo appunto giovine. Sei curioso? Sei curioso? Non conosco assolutamente la storia del logo della PlayStation e penso neanche di averle visti tutti. Mi sono fermato la PlayStation 2 come videogiocatore. Vabbè, da console, tanto quindi non è che ti sei perso grandi cambiamenti, infatti poi come andremo a vedere a breve, fondamentalmente il logo è sempre lo stesso, cambia il font perché in base alla nuova console viene cambiato anche tendenzialmente anche il font utilizzato, ma niente di così strabiliante. Quindi se strabiliando, cosa pazzesca. Quindi se la regia è pronta, direi anche a questo punto di mandare il primo disegno, la prima version, perché tanto sono 4, quindi sarà. Allora, guardiamo in diretta. Allora, questo è il primo. Questo è il primo logo della PlayStation. Chiaramente logo da una parte e nome completo dall'altra, introdotto nel 94, quindi al lancio della prima console, appunto Sony, viene ancora utilizzato comunque, quindi non è allora madonna, sì, sono io, minchia, la finestra è aperta perché fa caldo, minchia, ma c'hai le gare clandestine di macchine sotto. Pennano col motorino per caso. Sti ragazzi. Dai, ragazzi, vai. Comunque, logo che viene appunto ancora riutilizzato soprattutto per il materiale vintage, quindi magari qualche videogioco particolare, qualche zaino, qualche joystick, controller. Però, vabbè, niente di così strabiliante. Chiaramente c'è uno studio dietro al logo PS, che però andremo ad analizzare meglio più avanti, perché ci sono delle chittine belle. Qua da notare che, rispetto poi a quelli che vedremo dietro, il font, cioè quelli che vedremo avanti, questo è il primo font che viene utilizzato, e poi viene riutilizzato più avanti, non si sa perché, ma hanno deciso di fare questo stravolgimento che vedremo a breve, che non ha funzionato, e quindi poi sono tornati
al passato, che obiettivamente devo dire va benissimo così. Cioè, trovo che il font sia stato azzeccato fin dal day one, come si suol dire in questi casi. Allora, ti leggo qualche commento della chat, a parte quelli goliardici sul fatto che sia passata una nave o che io abiti a Pearl Harbor. Tu dici che il ponte è strasemplice, ma va preciso. Il logo è figo e mi è sempre piaciuto. E Danny dice che adesso vanno le magliette con questo logo, vanno di brutto. Infatti, come diceva, merchandising, robe varie, un po' vintage. Ci tutta sta. La roba, esatto, tutta la roba vintage di solito. Quindi mi spieghi dopo il perché del logo, dei colori, eccetera. Dopo vediamo questo... nell'ultima. Ok, dai, quindi andiamo. Puoi andare avanti. Pure andare avanti. Posso andare avanti, regia. 2007-2008, quindi questo logo dura solo un anno, diventa monocromatico, dove ogni colore è monocromatico a se stesso, ricordiamocelo, e scelta, vabbè, che potrebbe nel tempo ci sta anche. Io comunque il logo della PlayStation lo preferisco decisamente colorato, ma capisco che le varie applicazioni che ci sono da considerare, soprattutto sulle console e sui joystick, favorisce un logo piatto, quindi monocromatico, con un solo colore, nero, bianco che sia. A livello pratico è decisamente meglio, a livello visivo mi toglie quel qualcosina in più. Invece il font diventa font standard, quasi proprio semplice, quasi un Arial, non lo so, un Helvetica. No, vabbè, l'Helvetica no, è più bello. Però proprio un font classico. Sì, rispetto a quello di prima, che quantomeno, dicevo, cavolo, è vero, effettivamente un po' mi ricorda, è legato, no, al mondo PlayStation, è legato un po' al mondo videoludico. Invece questo proprio mi dice niente, cioè proprio basic. E infatti è stato usato soltanto un anno, quindi non c'è altro da dire in questo senso. Si sono resi conto di aver sbagliato, e di conseguenza hanno giustamente cambiato quasi subito questo piccolo evovino. E sì. Anche la chat lo preferisce colorato. C'è tutto un altro fascino, obiettivamente. Se la regia vuole possiamo passare anche alla terza, perché tanto anche qua c'è pochissimo cambiamento. È una fusion praticamente tra i primi due, quindi abbiamo sempre il monochrome del secondo, ma il font viene ripreso molto simile al primo. Cambia giusto qualche lettera, cambia la A, che non ha, è scritto in un modo di, è una lettera proprio completamente diversa, è un po' più boldato come tipo di font, ma appunto è quello utilizzato adesso, introdotto nel 2008. E beh, e poi di niente, perfetto così. E staremo a vedere poi se negli anni, con magari introduzione di nuove console, è vero, è stata introdotta la 5, ma non hanno cambiato font né niente, cambiano le forme chiaramente della console, non più quello del logo, perché ormai diciamo che si sa di cosa si tratta, e probabilmente non è neanche detto che cambieranno mai, potrebbe rimanere così per sempre il logo della PlayStation, obiettivamente. Ci chiedono dalla chat se il cambio logo è legato in qualche modo all'uscita delle console o... Di solito sì. Quindi questo è uscito con la Play 3? Credo che sì, 2008 dovrebbe essere PlayStation 3. Infatti anche Danny dice questo mi sembra, sì. 3. E poi vabbè, in realtà sono rimasti su questa falsa riga, hanno fatto benissimo a tenere il font uguale. Però sì, di solito andava col cambio delle console. Ormai. Che dico, va. Oh. Claro.
E possiamo andare all'ultimo, che poi ci occuperà tutto l'ultima parte, cioè questo quarto d'ora. Cosa da notare, ovviamente, piccolo escurso, adesso comunque dalla PlayStation 4 non c'è più la scritta PlayStation completa, ma è PlayStation 4, PS4 o PS5, che è un font a parte, è un logo a parte, ma è sempre praticamente uguale, quindi ho preferito non portarlo, perché tanto aveva poco significato portare i loghi della console in sé. Comunque. No, regia, cosa è successo? Dov'è l'ultimo files? Arriverà. Ma manca l'ultimo files. Il più importante, quello su cui si basa tutta la tua narrazione. C'è la mia vita, sera. Esatto, ecco qua. Quello? No. No, è andato su PlayStation 4. Ecco. Vabbè, sì, comunque PlayStation 4 e PlayStation 5, se vedi, il font è uguale, la scritta è uguale identica, quindi c'è poco da commentare su... Guarda, c'è proprio lì il file, PlayStation 2, 3, 4, 5, sono tutti uguali. Vedi anche nei correlati che ci sono. Ah, beh, parte... No, PlayStation 2 era più... Ah, PS2 me lo ricordo. Così. PlayStation 2 era più lineare, più sottile, ma poi 3, 4 e 5 sono identici. Quindi era anche inutile portare quella visione distorta del mondo PlayStation. Bene, ecco, la regia ci porterà l'ultimo file, eccolo qua. Allora, questi cosa sono? Vabbè, allora, chiaramente l'ultimo è quello ufficiale, no, di PlayStation, che è stato scelto alla fine, ma... Vabbè, PlayStation nasce dalla collaborazione tra Sony e Nintendo, quindi queste due in teoria dovevano fondersi insieme, cioè fondersi, dovevano creare un prodotto insieme, e cosa che poi sappiamo benissimo tutti non è stata fatta per motivi, vabbè, prettamente economici da parte di Nintendo, che al tempo dominava il mercato videoludico, ma Sony ha fatto una gran bella cosa. Quindi prima di arrivare alla versione finale del logo PlayStation, cosa è stato fatto? Allora, è stato fatto questo processo, tra virgolette, evolutivo, no? Del logo, affidato a Manabu Sakamoto, che è anche il disegnatore del logo Vaio, sempre di Sony. Non so se hai presente il computer Vaio. Infatti, guarda, quello in alto a destra mi sembra qualcosa simile a Vaio, quelle specie di palline. Probabilmente l'ha poi riutilizzato, giustamente, ci sta. E, no, è vero, non c'entra un cazzo. Anzi, scusate il fantasismo. Però mi ricordava qualcosa proprio quello. E invece no. Comunque, vabbè, dai, ci sta. Comunque il fatto è che tutti questi file che ci sono qua sono le varie proposte che Sakamoto ha portato a Sony per la realizzazione del logo. Quindi queste sono state le sue idee che ha portato. Alcune, tutto sommato, non sono neanche così male. Per esempio, la prima fa decisamente... Sì. No, la prima anche no, però per esempio la terza in alto, tutto sommato, non è così male. Si capisce poco che c'è una lettera S, ma tutto sommato secondo me poteva anche funzionare. Ecco, diciamo che ci sono soltanto pochi disegni nel quale si capisce che ci sono due lettere. A parte chiaramente gli ultimi, che hanno, cambiano soltanto il colore, no, del logo, ma fondamentalmente la forma è quella. Tutti gli altri ti lasciano chiaramente un pochettino così, non so che. Ma un'altra cosa
La scelta dei colori, ovvero rosso, blu e giallo, e anche il verde in realtà, sono dovuti al fatto che, appunto, siccome PlayStation, o meglio, Sony in quel tempo collaborava con Nintendo, il logo del Super Nintendo, che era la console padre, madre, chiamatela come volete, in quel momento, aveva appunto queste forme circolari più o meno, aveva due mezze lune, sembra tipo quasi un twister, presente i cerchi di twister, di questi quattro colori. E quindi è stato poi ripreso per il logo di PlayStation. Poi chiaramente la cosa non è andata in porto, la collaborazione tra Sony e Nintendo, però alla fine il logo ha portato avanti questi colori, e devo dire che tutto sommato, come combinazione di colori, beh, non è neanche così male, dai. No, infatti, non sapevo fossero legati appunto al fatto che riprendessero la colorazione del logo Nintendo. Tra l'altro ho scoperto stasera che c'è un progetto di fusione Sony Nintendo la PlayStation. Guarda quanto sono ignorante. Non lo sapevi? No. Vabbè, nel senso ci sta. Se non ti interessi di questo mondo, ci sta che tu non lo sappia. No, solamente giocato la PlayStation e basta. Non mi sono mai incuriosito. Capito. Su... Ci sta. Sulle varie storie. Però sì, effettivamente è andata così. Quindi anche lì è stato bello scoprire. Questo in realtà già lo sapevo che PlayStation e Nintendo avevano collaborato per la creazione della console, ma non sapevo che avessero preso spunto dai colori del Super Nintendo, per esempio. Quindi comunque è sempre bello scoprire queste cose. Tra l'altro anche la scelta di utilizzare tutti questi colori, di solito è difficile vedere un logo con quattro colori, tutti uno così vicino all'altro, e avevano l'obiettivo di trasmettere tante idee e tanti messaggi, come per esempio l'offerta, la gamma di giochi, no, disponibili per la console, e l'esperienza d'uso. Quindi oltre a il richiamo al Nintendo, c'era anche questo significato al di sotto, che vabbè, poi si danno sempre dei significati ai colori, anche se ogni tanto, come in questo caso, sono un pochettino forzati, va. Comunque, cioè, almeno a mia sensazione, non so perché sono abituato a questo con quattro colori, però prendendo gli ultimi quattro che hanno la stessa forma, è nettamente il più bello è quello finale. Sì, è vero. Comunque sì, anche a riprendere, anche a vedere gli altri con due colori o tre colori, effettivamente il quarto... Magari perché siamo abituati e... No. Può essere che, essendo abituati, l'occhio comunque va a preferire qualcosa che ha già visto più di una volta. Allora, Danny apprezza quello tutto blu. Effettivamente è anche quello abbastanza raffinato. Ma ti dirò, molti invece proprio non mi piacciono. Non rendono neanche l'idea di essere una P e una S. Il vero problema di quelli sopra è che appunto tanti non vanno a richiamare questa cosa, il che secondo me in realtà era una cosa fondamentale. Perciò in più, comunque, l'ultima chicchettina prima di chiudere, vabbè, ovviamente non ve lo dico neanche, la P, cioè la S sarebbe tipo l'ombra della P, no? Cioè questo collegamento che dovrebbe rappresentare questa cosa. Poi, beh, chiaramente sono una P e una S messe lì così. E aspetta, ce l'avevo qua. Non lo trovo più. Intanto chiedo alla chat di dirci, se ne hanno voglia, qual è il più figo dei loghi secondo loro. Ah sì, assolutamente. Dov'è che è?
Altra curiosità da Danny, beh, lui da grande videogiocatore, dice che Sony collaborò anche con un altro rivale, Philips. Esiste un ingresso audio chiamato SPDIF, Sony Philips Digital Interface. Mezzo. Allora, mi piace. Il secondo della prima riga dice Elfo, permettimi di sentire. E quello di interno 13 dice Rosy. Sì, dai, non è male. Anche il nostro. L'interno 13 non è male. Dietro anche al nostro. Sono indifferente. Cacchio. No, esatto. Vedi? Ho trovato la puntata. Il processo creativo del logo di interno 13. Va bene. Possiamo farlo, nessun problema. Comunque, l'ultimo chicchino. Era che Sakamoto voleva dare Sakamoto e la Sony volevano dare un look in 3D al logo, cosa che poi effettivamente hanno fatto, perché comunque non è in 3D, però più o meno va un po' a richiamare questa cosa, e l'hanno fatto apposta perché la loro console doveva essere con i giochi in 3D e perciò andava anche a richiamare questi plus che c'erano nella console, nel logo. Cioè era un purpurri tra tutti e due.